Sinner va a chiudere il Roland Garros negli ottavi di finale, però non è stato battuto da Rublev. L'italiano infatti si ferma proprio contro il russo per un problema di tipo fisico alla gamba sinistra, che lo va ad obbligare a purtroppo mettere in bandiera bianca nel terzo set. Dopo aver vinto in maniera agevole il primo per 6-1, perde il secondo a un fastidio piuttosto elevato che lo porta a richiedere l'intervento del medico. La partita termina poco più tardi tra applausi scroscianti da parte del pubblico di Parigi. Rublev dunque va a passare il turno, aspetta il vincitore che ci sarà della partita tra Medved e Cilic, uno scontro che già si preannuncia davvero molto epico, azzardo a dire. Per farvela breve, dunque, Jannik Sinner si va a fermare negli ottavi per infortunio contro Rublev, grazie a questo infortunio che purtroppo egli va ad avere a riportare proprio alla gamba, va bene? Si tratta della gamba sinistra, non pensate che sia la gamba destra, ve lo dico subito, da ora almeno evitate di eventualmente fare supposizioni errate. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari gentili utenti di YouTube, mi raccomando di iscrivervi al canale e di commentare. Saluti e auguri a tutti, al prossimo video.